Ciao Laura, ciao a tutti. Come vi avevo anticipato la volta scorsa, in questo corso si alterneranno delle lezioni di tennis e delle lezioni di preparazione atletica propedeutica al tennis, che noi riteniamo molto importante per questo sport. Oggi la lezione verrà presentata dai preparatori atletici della Virtus, Alessandro Vitti e Simone Sperti, con l'aiuto di uno dei nostri migliori allievi, Marco Biagini. Quindi la lezione sarà incentrata sul riscaldamento e l'attivazione pre-partita. Buona lezione a tutti e ci vediamo la prossima volta. Buongiorno a tutti, sono Simone Sperti, sono un preparatore atletico della Virtus Tennis, lavoro qui dal 2008 dove seguo i ragazzini della scuola di allenamento tennis e gli agonisti. Ho la laurea in scienze motorie e la qualifica di preparatore fisico FIT di secondo grado. L'argomento della lezione di oggi di preparazione fisica sarà l'attivazione e il riscaldamento per partita, una componente molto importante per quanto riguarda i giocatori di tennis che viene a volte tralasciata, soprattutto a livello amatoriale. La preparazione, il riscaldamento pre-partita è molto importante perché deve portare l'atleta, il tennista, a poter esprimersi al meglio dal punto di vista fisico e mentale durante poi la competizione. Quindi abbiamo parlato di un miglioramento delle prestazioni dal punto di vista fisico e un miglioramento anche delle prestazioni dal punto di vista mentale, quindi concentrazione. Per quanto riguarda le componenti fisiche, sono soprattutto di tipo fisiologico, in quanto con il riscaldamento si tende a innalzare di pochi gradi, di un paio di gradi circa, la temperatura corporea, e questo è un elemento molto favorevole per la funzione dei muscoli e per la lubrificazione delle articolazioni e dei tendini. Quindi perché è importante effettuare un riscaldamento? Innanzitutto si innalza la temperatura, i muscoli funzionano meglio, hanno una migliore capacità di reclutamento e possiamo così, lubrificando le articolazioni e i tendini, ridurre il rischio di infortuni. Inoltre la componente mentale è molto importante perché seguendo un buon riscaldamento con delle metodologie che dopo da un atleta vengono standardizzate si riesce a entrare in clima partita in una maniera ottimale. Se vogliamo parlare di riscaldamento ideale dobbiamo considerare un lavoro che parta almeno 20 minuti prima di quello che poi è il palleggio che viene effettuato prima della partita. Una problematica legata agli incontri di tennis che si sviluppano a seguire durante i tornei, quindi uno dopo l'altro, è proprio legata alle tempistiche degli incontri precedenti al proprio, ovvero un giocatore non a volte si prepara per entrare in campo ma poi l'incontro precedente al suo si dilunga e quindi il riscaldamento deve essere ripetuto o comunque perfezionato. Abbiamo parlato di questi 20 minuti di lavoro che devono essere effettuati in maniera graduale, crescente. Bisogna iniziare da esercizi blandi, quindi una prima parte di esercizi di corsa blanda, non solo in direzione frontale, nelle varie direzioni, dove vengono eseguiti movimenti nelle diverse direzioni dello spazio, quindi movimenti in avanti ma anche movimenti all'indietro o laterali verso destra e sinistra. E in questi movimenti bisogna iniziare a coinvolgere, oltre che appunto gli arti inferiori, anche gli arti superiori. Una volta eseguiti questi 5 minuti di riscaldamento, 5, 10, dipende poi dalle tempistiche che uno ha, a livello basso, ma a ritmo basso, ma comunque a ritmo crescente, è arrivato il momento di effettuare un po' di mobilità articolare. Quindi andiamo a effettuare esercizi di mobilità sia per gli arti inferiori che per gli arti superiori. Oltre agli esercizi di mobilità articolare è molto importante effettuare degli esercizi di stretching preferibilmente dinamico e di breve durata, in modo da effettuare un po' di movimenti elastici per i muscoli che verranno poi dopo utilizzati durante la competizione. Una volta eseguita la mobilità articolare e lo stretching dinamico, bisogna alzare un pochino l'intensità del riscaldamento. Quindi in questo caso
sono previsti degli esercizi di andature preatletiche di breve durata, seguite da piccoli allunghi, e anche questi esercizi devono essere fatti in maniera graduale crescente, gradualmente crescente, e devono avere delle pause per non far faticare troppo dal punto di vista aerobico il nostro tennista. Quella che abbiamo visto adesso è la parte generale del riscaldamento, dove l'obiettivo è quello di innalzare la temperatura corporea del nostro atleta e metterlo nelle condizioni di effettuare movimenti e azioni ad intensità più elevata. Adesso possiamo iniziare con la parte specifica del riscaldamento, in cui appunto si eseguono movimenti ad un'intensità più elevata e si eseguono anche dei gesti motori tipici di quelli che poi vengono effettuati durante il match. Per questo effettueremo dei cambi di direzione, che sono una componente molto molto eseguita durante una partita di tennis. Inoltre eseguiremo anche degli esercizi con la funicella, dove si va a innalzare l'intensità, si faranno di breve durata ma ad altissima intensità, e faremo degli esercizi come quello che vediamo adesso, che è l'esercizio del lotto per esempio, o esercizi di step line, dove si muovono i piedi molto velocemente e quindi facciamo anche un lavoro di rapidità. Una volta eseguito questo tipo di esercizi, facciamo degli esercizi utilizzando due palline da tennis. Sono degli esercizi di reattività e in questo caso il tennista, oltre a continuare la sua fase di riscaldamento fisico, comincia ad entrare proprio nell'ottica partita, perché deve essere molto concentrato per afferrare le palline e quindi comincia la parte anche di attivazione mentale. A questo punto, pochi minuti prima di effettuare il palleggio pre-partita, il nostro tennista dovrà effettuare degli esercizi preventivi utilizzando l'elastico, e andremo a sollecitare in maniera preventiva, quindi poco invasiva, le articolazioni della cuffia dei rotatori, del gomito e del polso. Ciao, io sono Alessandro Vitti, sono preparatore atletico della Virtus Tennis da 10 anni, sono diplomato ISEF, sono preparatore fisico di secondo livello nella FIT, e adesso volevo un attimo chiudere questo discorso che abbiamo fatto sul riscaldamento, dicendo che vi abbiamo fatto vedere una tipologia di riscaldamento, ma sicuramente si può fare tante altre cose in direzioni diverse a seconda della specificità sia dell'impegno che si va ad affrontare, sia della persona che va ad affrontare questo impegno, ovvero sia che siano adulti agonisti o amatori, piuttosto che gruppi di ragazzi allievi delle scuole SAT, chiaramente andrà a differire in alcuni punti, nel senso che potremmo utilizzare aspetti più ludici per i ragazzini, per invogliarli a lavorare e a giocare, e lavorare invece anche in campo con l'attrezzo vero e proprio, con la racchetta, creando delle situazioni di gioco per portare il corpo a quel riscaldamento di cui aveva parlato il mio collega in apertura di questo servizio.